La Scuola che Legge ha presentato oggi il progetto di diffusione della lettura che ha visto coinvolte le scuole di Carboni e di tutto il territorio. Controllo del territorio sui versanti della sicurezza e della salute, posto di blocco sulla SP2 e verifica a tappeto con il supporto dei NAS in un ristorante cinese. Il bilancio delle operazioni dei carabinieri di Carboni durante il weekend. Randagismo, nuova banca dati regionale online dal 6 giugno. Lo strumento consentirà di prevenire il fenomeno del randagismo. Sono registrati cani, gatti e furetti presenti sul territorio regionale che devono essere obbligatoriamente identificati col microchip. Isola del Cuore, si parte il 18 giugno. Lo stabilimento balneare di Maladroge, interamente dedicato ai malati di SLA e alle persone affette da patologie muscolari, aprirà i battenti il 18 giugno alle 17. Ben ritrovati su Canale 40. Lo avete sentito dai nostri titoli di apertura. È stato presentato questa mattina a Carbonia, nell'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Via Dalmazia, il progetto di diffusione della lettura intitolato La Scuola che Legge, iniziato nel settembre 2017 e che ha visto coinvolte le scuole di Carbonia, ma non solo, anche quelle di tutto il territorio. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione di Sardegna. C'era per noi Guido Cadoni, vediamo. Presso l'Istituto Comprensivo Don Milani di Carboni è stato presentato stamattina alla stampa il consuntivo del progetto La Scuola che Legge, un lungo percorso che ha avuto come obiettivo quello di incentivare la diffusione della lettura nelle scuole tra ragazzi e ragazze, bambine e bambini, finanziato interamente grazie ai bandi della Fondazione di Sardegna. Soddisfazione espressa dalla dirigente scolastica, la professoressa Anna Dessì. Direi che si tratta di un resoconto più che positivo, nel senso che tutti i partecipanti, soprattutto le scuole, sono assolutamente soddisfatti dei risultati, che hanno raggiunto quelli che erano gli obiettivi, e cioè sensibilizzare i nostri giovani alla lettura e a determinati temi di tipo sociale. Obiettivi futuri, l'anno prossimo, attese? Beh, noi speriamo che l'anno prossimo ci sia lo stesso successo, si abbia lo stesso successo e possibilmente se riusciamo a coinvolgere più scuole. I numeri di quest'anno, altissimi. Altissimi perché, come accennava prima la professoressa Puliga, sono 6 scuole e in ogni scuola abbiamo avuto una decina di classi che hanno partecipato, tra scuola primaria e scuola secondaria. Le scuole aderenti al progetto sono state, oltre alla Don Milani, l'Istituto Comprensivo dell'Edda Pascoli, il Marconi di San Giovanni su Erge, gli istituti superiori Gramsci, Amaldi, Angioi e Beccaria, per un totale di 55 classi coinvolte. Partner dell'iniziativa la Coop Lilith, la società umanitaria di Carboni Iglesias, la cooperativa Maela e l'associazione Libriamoci. Tema guida di questa edizione appena conclusa era il viaggio. Perché è un tema che può abbracciare un'infinità di argomenti, perché è un tema che può rappresentare un'infinità di pensieri, il viaggio interiore, il viaggio, che è sempre un viaggio che può essere festoso, che potrebbe non esserlo, può essere il viaggio nel tempo, può essere il viaggio nel passato, può essere il viaggio nel futuro, può essere il viaggio per incontrare altre società, altre gente, altre persone, può essere il viaggio attraverso il quale si maturano esperienze che permettono di conoscere appunto se stessi, può essere il viaggio in un altro mondo, come il viaggio di Coraline, per esempio, uno dei libri che abbiamo proposto, il viaggio di Coraline che dura una parete, va da una parete all'altra e automaticamente trova un mondo completamente diverso. Insomma, il viaggio è un tema su cui si può lavorare per far crescere i ragazzi, perché pensiamo che la lettura del racconto sia uno degli strumenti fondamentali per la loro crescita, per la loro maturazione, per la loro formazione. Anno scolastico 2018-2019, altro giro, altro tema, quale? Ecco, sì, appunto, il progetto è lo stesso, più o meno. Non sappiamo bene ancora quante saranno le scuole partecipanti perché non abbiamo avuto i contatti con la scuola capofila, che quest'anno prossimo sarà il liceo Gramsci Amaldi, e naturalmente tutto dipende dal fatto che venga approvato, no, dalla Fondazione di Sardegna, che ha finanziato totalmente i progetti precedenti. Quest'anno il tema sarà la frontiera.
La frontiera può essere intesa in un'infinità di modi, anche la frontiera, cioè la frontiera non è soltanto il muro che si vuole costruire fra il Messico e gli Stati Uniti, anzi, non è quello. Storicamente le frontiere sono stati momenti di incontro fra civiltà diverse, sono stati momenti di incontro fra società diverse, sono i punti più vivi della vita umana, perché sono momenti di incontro. E adesso passiamo alla cronaca, perché durante il fine settimana i carabinieri della compagnia di Carbonia, guidati dal capitano Lucia Di Lio, hanno eseguito un servizio a largo raggio, mirato sia al controllo del territorio con la predisposizione di un posto di blocco sulla SP2, sia finalizzato alla tutela della salute nel settore della ristorazione. I dettagli in questo servizio. Durante il fine settimana, i carabinieri della compagnia di Carbonia, guidati dal capitano Lucia Di Lio, hanno eseguito un servizio a largo raggio, mirato sia al controllo del territorio con la predisposizione di un posto di blocco sulla strada provinciale 2, sia finalizzato alla tutela della salute nel settore della ristorazione. Il servizio di controllo alla circolazione stradale con posto di blocco si è concluso con la segnalazione amministrativa di un 48enne di Carbonia per la detenzione di una modica quantità di cocaina per uso personale. Sono state inoltre identificate circa 40 persone e controllate 30 autovetture. Successivamente i militari, con il supporto del personale specializzato del NAS di Cagliari, hanno ispezionato un ristorante di cucina giapponese della città, dove hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie per la presenza diffusa di insetti in cucina e nei locali di distribuzione degli alimenti e delle bevande. In particolare, i carabinieri hanno verificato l'assenza di procedure ordinarie di pulizia e manutenzione e soprattutto di disinformazione, motivo per cui hanno contestato il responsabile del ristorante e l'omessa applicazione delle procedure di autocontrollo. L'attività imprenditoriale è stata immediatamente sospesa con tanto di multa da 3.000 euro e sono state dettate le specifiche prescrizioni di adeguamento agli standard igienico-sanitari. Voltiamo pagina. La nuova banca dati regionale degli animali da affezione sarà online da mercoledì 6 giugno. Lo ha annunciato l'assessore della sanità Luigi Arru, che proprio oggi pomeriggio alle 15.30 presenterà il database. Sentiamo di cosa si tratta. La nuova banca dati regionale degli animali da affezione sarà online da mercoledì 6 giugno. Lo annuncia l'assessore regionale della sanità Luigi Arru, che oggi alle 15.30 presenterà il database in anteprima in un incontro organizzato da LegaCoop sul randagismo. Si tratta di uno strumento che consente di prevenire il fenomeno del randagismo, afferma l'assessore, che nelle scorse settimane si è confrontato con le associazioni che si occupano di cani e gatti randagi e gestiscono canili e rifugi. Sulla banca dati regionale, sviluppata secondo le ultime tecnologie, sono registrati i cani presenti sul territorio della regione, i gatti e i furetti, che devono essere obbligatoriamente identificati con il microchip per il rilascio del passaporto europeo. I dati presenti in anagrafe permettono di conoscere la consistenza e la distribuzione della popolazione regionale degli animali da affezione, in modo da predisporre interventi appropriati di prevenzione dell'abbandono, tutela sanitaria e protezione degli animali e per monitorarne i risultati. Ora è ufficiale, l'Isola del Cuore, lo stabilimento balneare di Maladroja, Sant'Antioco, interamente dedicato ai malati di SLA e a tutte le persone affette da patologie muscolari, aprirà i battenti il 18 giugno alle 17. La realizzazione del progetto, lo ricordiamo, è stato possibile grazie all'impegno dell'Associazione Le Rondini e della sua instancabile presidente Franca Boi, con il supporto di quanti hanno fatto delle donazioni del Comune di Sant'Antioco e della Fondazione di Sardegna. Adesso torniamo a Carbonia. Il Comune sta procedendo ad un ampio intervento di riqualificazione energetica degli impianti semaforici e dell'illuminazione pubblica nell'intero territorio comunale. Lo ha fatto sapere il sindaco Paola Massidda. Nel dettaglio, per quanto riguarda i semafori, sono in corso di sostituzione
le lanterne a bassa efficienza con quelle a LED di ultima generazione, ha specificato l'assessore lavori pubblici Gianluca Lai. Questo si tradurrà in maggior risparmio ed efficienza degli impianti presenti nelle nostre strade, i quali necessiteranno d'ora in poi di una minore manutenzione rispetto al passato. I benefici saranno tangibili in termini di decoro urbano e in particolar modo di sicurezza stradale per automobilisti e pedoni. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono eseguiti dalla Somica, che sta operando in subappalto per conto della Zefiro SPA, società che gestisce appunto l'illuminazione pubblica comunale. Restiamo a Carbonia perché il Consiglio Comunale si riunirà venerdì 8 giugno alle 19 in seduta straordinaria nella sala polifunzionale di Piazza Roma. Quattro i punti all'ordine del giorno: le comunicazioni del Presidente del Consiglio, le comunicazioni del Sindaco, le interrogazioni, interpellanze e mozioni e infine la variazione al bilancio di previsione 2018-2020 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Si è tenuta sabato scorso la festa per il trentennale dell'Associazione Terza Età di Via Lazio a Carbonia, di cui vi avevamo dato notizia nei giorni scorsi. La serata, che ha visto la partecipazione di circa 200 persone, si è aperta con la celebrazione della Santa Messa officiata dal parroco della chiesa di San Punziano, Don Amilcare Gambella. Successivamente, alla presenza di alcuni rappresentanti dell'amministrazione comunale, c'è stata la consegna dei premi ai tesserati che da più tempo fanno parte dell'associazione. La serata è poi proseguita con uno spettacolo comico e una grigliata per concludersi dopo cena con i balli di gruppo. Il Comune di Carbonia informa che la polizia locale effettuerà nel corso del mese di giugno i controlli sistematici su tutto il territorio comunale per verificare che vengano rispettati i limiti di velocità da parte dei conducenti. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità saranno di volta in volta presegnalate a norma di legge dall'apposito segnale stradale di indicazione temporanea ad alta visibilità riproducente l'iscrizione Polizia Municipale Carbonia Controllo Elettronico della Velocità. L'apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale della Polizia Locale. Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare il calendario delle postazioni autovelox previste appunto per il mese di giugno. Domani, martedì 5 giugno, alle 17, presso la fabbrica del cinema, sita nella grande miniera di Serbario a Carbonia, sarà presentato Voci dall'Africa, racconti di vita, di integrazione di migranti. La presentazione sarà a cura dei docenti Adele Di Bartolo e Gian Giacomo Aru. Interverranno inoltre Paolo Serra, il direttore del centro della Società Umanitaria di Carbonia Fabbrica del Cinema, ancora Claudio Zasso della cooperativa La Carovana, Mario Secchi, ufficio di gabinetto del Presidente della Regione, Scott Barker, regista del progetto Crossings, in collaborazione con Samantha Pinna. Alle 17.30 si proseguirà con la proiezione di un docufilm sulla vita dei migranti, vicissitudini e aspettative. E infine, intorno alle 18, il dibattito. Con questa notizia si chiude il nostro telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che dopo di noi andranno in onda le previsioni meteo e poi Noas in Curso, il nostro telegiornale in lingua sarda. Non mi resta dunque che darvi appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.